Gli studenti nisseni e non solo sono scesi in piazza per chiedere l'istituzione del quarto policlinico universitario nel capoluogo nisseno. Il corteo, al quale ha preso parte un massiccio numero di cittadini, giovani e meno giovani, è partito dalla piazzetta del Monumento ai Caduti del Mare e ha attraversato il centro storico. Tutti uniti, insomma, gridando all'unanimità, vogliamo il policlinico a Caltanissetta. Forse per la prima volta, o comunque una delle pochissime volte che i nisseni si risvegliano dal famoso torpore, perché sempre ci accusiamo di non essere mai partecipi, di essere sempre inermi. Invece questa volta vedo tantissima gente al di là della politica, vedo i ragazzi che si stanno muovendo, anche perché avere un policlinico a Caltanissetta è veramente un'arma in più, sarebbe una cosa fantastica, anche perché non ci dimentichiamo che oltre ad avere un DEA di secondo livello, quale l'ospedale Sant'Elia, siamo al centro fra le tre province, Caltanissetta e Agrigento, e quindi possiamo sicuramente accogliere un bacino di almeno 200.000 persone. Quindi Caltanissetta è sicuramente la meta giusta per avere un policlinico, perché siamo proprio situati al centro della Sicilia, quindi sarebbe facilmente raggiungibile da entrambe le province. Poi abbiamo anche il CEFPAS, da non dimenticare, che è un ente di formazione per i medici, quindi sarebbe un connubio perfetto. La manifestazione sta svegliando le coscienze civiche dei ragazzi, è bellissimo che ci sono un sacco di ragazzi, ma non solo, abbiamo tutti i cittadini, tutte le fasce d'età di Caltanissetta. È importante perché comunque noi rivendichiamo innanzitutto una sanità funzionante, questo è imprescindibile. L'ospedale è un DEA di secondo livello e lo deve essere non solo sulla carta ma anche in maniera concreta, e a questo si sta affiancando anche una richiesta forte che viene dal basso, con i cittadini che si sono organizzati e direi molto bene, per chiedere che Caltanissetta non venga dimenticata. Il policlinico può essere un volano sicuramente, ma non è l'unica delle cose che pretenderemo. Comunque è un capoluogo di provincia che è stato bistrattato ultimamente e non ci stiamo più. Quindi chiediamo ai nostri rappresentanti, che si stanno unendo con noi nella lotta, di far sì che i diritti vengano perseguiti e che i diritti vengano riconosciuti. Oggi faremo sentire la nostra voce con gli studenti e tutti quei cittadini con la C maiuscola che hanno contribuito all'iniziativa, e sono tantissimi. Oggi abbiamo abbassato simbolicamente tutte le bandiere di appartenenza, perché siamo tutti coesi per un'unica battaglia, un unico obiettivo. Dobbiamo imparare tanto da Enna, a mio parere. Dobbiamo imparare a tirare tutti insieme la fune e forse così vinceremo la battaglia. È molto importante oggi ed è il primo passo di una lunga serie di iniziative e battaglie per avere il policlinico da noi, perché può comportare la rinascita della città. Quindi dobbiamo essere tutti coesi, perché le scelte che facciamo oggi decideranno il nostro futuro. Abbiamo la possibilità di riscrivere la storia. Quindi scegliamo di combattere e di non accettare supinamente quanto ci viene propinato. Dobbiamo essere tutti coesi, essere tutti in piazza e non dire io ci vado e poi ce ne andiamo al bar. Dobbiamo essere tutti qua, perché quello che faremo oggi è una cosa che interessa a tutti, interessa a noi che abbiamo una certa età, ma interessa pure ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché se noi lo facciamo soprattutto per loro. Finalmente scendiamo in piazza per rivendicare il diritto di Caltanissetta ad avere finalmente il policlinico universitario e garantire non solo dei servizi sanitari efficienti a tutto il territorio che orbita attorno alla città di Caltanissetta, ma anche a garantire ai nostri giovani, ai nostri figli e a tutti i professionisti dell'area finalmente un futuro e finalmente riconquistare quel diritto di restare nel territorio di appartenenza che purtroppo da anni ormai sappiamo non esistere più, soprattutto per i nostri giovani e per il personale molto specializzato che è costretto ad andare fuori a lavorare e a cercare futuro e nuovi orizzonti.